Signore e signori, autorità, buonasera a tutti. Io sono il direttore del Mattino di Napoli e sono molto emozionato in questo momento nel celebrare questo evento, perché il 4 marzo del 2013, poco più tardi di quest'ora, io ero da pochi mesi qui a Napoli a dirigere il Mattino, giunse nella redazione del giornale, quando stavamo per chiudere la prima edizione, l'immagine terribile di quelle fiamme. E devo ammettere che io ero da pochi mesi a Napoli, quindi non conoscevo il significato che Città della Scienza aveva nella storia e nella realtà di questa città. Ma dallo sguardo attonito e sgomento dei miei colleghi, che avevano tutti la giacca per tornare a casa, rimisero la giacca sull'attaccapanni e riaccesero il computer, io compresi che un dramma si stava compiendo sotto i nostri occhi. Il resto è quello che sapete: l'angoscia dei giorni seguenti, le macerie, lo sgomento anche per il mistero che avvolgeva questo fatto. Ecco, sono passati 4 anni, oggi è il 4 marzo del 2017, e siamo qui a raccontare un miracolo. E questo miracolo mi riempie d'emozione, perché essendo nel frattempo diventato un cittadino napoletano, nella mia esperienza, nel mio affetto, nel mio amore e nella grande accoglienza che questa città mi ha riservato, ho imparato ad amare e vivere questi eventi come i napoletani possono vivere, e lo sento quindi come voi. Questo è un momento magico e straordinariamente importante per la città, e dimostra anche che questa città e questa regione sono capaci di grandi cose. Città della Scienza è stata da sempre un'eccellenza, è nata, è un esempio anche di continuità amministrativa, è nata, come sappiamo, nella gestione del governatore Bassolino, che è qui presente in sala, è proseguita nella gestione di Stefano Caldoro, poi ha avuto questo infarto drammatico e però è tornata più splendente di prima nell'ultima gestione amministrativa di Vincenzo De Luca, che siede qui al mio fianco. E quindi è un esempio di continuità amministrativa, è un esempio di come, quando le istituzioni dimostrano attenzione e attaccamento per il patrimonio culturale e civile di questo territorio, le cose migliori si possono fare. Ma prima di dare il via poi al dibattito e agli autorevoli relatori che interverranno qui e racconteranno questa esperienza, io ringrazio per tutti il Presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha voluto con la sua presenza testimoniare il significato di questo riscatto, che è un riscatto di tutti. E prego il Presidente di portare il suo saluto a questa platea. Grazie. Sono veramente emozionato di essere qui dinanzi a questa platea, e ricordo anch'io quell'infausto giorno del 4 marzo del 2013. Ricordo anche che dopo qualche giorno fui eletto Presidente del Senato, e la prima uscita che feci fu quella di venire a Napoli a vedere le macerie, purtroppo, della Città della Scienza, a dare un segnale di solidarietà ai lavoratori che naturalmente avevano perso il posto, e promisi che sarei tornato nel momento in cui ci sarebbe stata una ripresa di questo bellissimo polo tecnologico.
e sono qua a mantenere quella promessa. Ecco perché sono emozionato, proprio perché questo momento così importante, perché non c'è dubbio che ancora c'è tanto da fare, ma questo museo del corpo umano, corporea, è qualcosa che ci dà questo contatto, questa conoscenza del corpo umano che è visto nel suo equilibrio dinamico, così almeno si prospetta questo museo che andremo tra poco a inaugurare. E noi pensiamo che l'esposizione di queste attività, di questi supporti mediali, di queste tecnologie che riguardano la salute, tecnologie biomedicali, saranno importanti. Oggi sono stato a Napoli e ho anche visitato delle realtà che mi hanno fatto ben sperare, e incontrando delle persone mi dicevano: ma per quale occasione è a Napoli? E quando ho detto per il museo corporea, io già penso di portare immediatamente i miei figli. E questo mi ha dato la consapevolezza di quanto anche i cittadini napoletani vivono questo momento e aspettano il momento di poter far venire i propri figli qui a vedere questa meraviglia che è un insieme di ricerca, innovazione, scienza, tecnologia, un contatto e un confronto tra impresa, società e scienza. È qualcosa che serve all'innovazione, serve e quindi allo sviluppo del nostro paese, perché l'innovazione, la tecnologia ci dà la possibilità di migliorare la nostra vita. E questo quindi bisogna vederlo anche sotto un profilo di opportunità per un cambiamento in meglio di tutto il nostro sistema. Poi Bagnoli come area aspetta di essere nuovamente al centro col completamento della città della scienza, ma anche col suo bellissimo litorale. E noi speriamo che tutti i progetti che sono in cantiere presto potranno vedere la luce. È un momento questo in cui ci uniamo tutti per celebrare la rinascita di qualcosa di importante per Napoli, ma di qualcosa di importante anche per tutto il paese. Grazie e ancora buon lavoro. Grazie Presidente. La prima volta che poi venni concretamente a Città della Scienza erano pochi mesi dopo, e mi accolse il Presidente Vittorio Silvestrini. Era molto addolorato e girammo tra le macerie, ma io colsi già allora nella sua, anche nella sua rabbia, una volontà e una tenacia che mi ispirarono fiducia. E allora, Presidente Silvestrini, con il sostegno della Regione che ha finanziato questo progetto, lei è riuscito in pochissimi anni a fare quello che mi disse quel giorno: ricostruiremo e ripartiremo più grandi di prima. Ecco, ci spieghi come ha fatto a compiere questo piccolo miracolo. Prego. Il fatto è che Città della Scienza risponde a un'esigenza chiara, a un'esigenza diffusa, e per questo lavorare
costruttivamente intorno alla Città della Scienza è una cosa che riserva grandi soddisfazioni, perché si percepisce il fatto che si lavora non per sé soli, ma per l'intera comunità, e si lavora non soltanto per le prospettive di breve, ma anche per le prospettive di lungo termine. La crisi che stiamo vivendo in questi anni come paese è una crisi che viene presentata spesso come un fatto congiunturale, temporaneo. In realtà non è così. Siamo di fronte a una crisi strutturale, prospettata, proiettata verso un futuro che, se non si interviene, non può che essere preoccupante, denso di preoccupazione. Il fatto è che la comunità dei paesi più forti del mondo ha scelto quasi ormai completamente il modello liberistico estremo. Significa affidare la stabilità del sistema, la sua proiezione verso il futuro, affidarlo alle leggi del mercato. Ci penseranno loro a fare in modo che non solo si produca più ricchezza, ma anche penseranno al fatto che la ricchezza prodotta venga distribuita come è doveroso e come è giusto. In realtà la cosa è vera, la verità non sta in questi termini. Mi viene in mente, ieri stavo scrivendo questi appunti e stavo scrivendo sul modello adottato, il liberismo estremo, la stabilità del sistema è affidata alla capacità del libero mercato di autoregolazione spontanea. Mentre scrivevo queste cose, avevo Repubblica sul tavolo e non l'avevo ancora aperta, ma già in prima pagina c'era scritto: Trump promette la cancellazione di tutte le regole, la politica si faccia da parte, ci pensa gli automatismi del mercato. Ora, se è vero che il mercato garantisce, entro certi limiti e certe condizioni, lo sviluppo di ricchezza, è vero d'altra parte che non è affatto automatico e è sperimentalmente negato l'assunto che lo sviluppo dell'economia possa essere affidato alle leggi del mercato. In realtà, ammesso che noi riusciamo a mettere le pezze dove è necessario per stabilizzare sul breve termine lo sviluppo del mercato, ammesso che questo succeda, comunque il sistema non è sostenibile. Non è sostenibile per una serie di problemi, fra cui recentemente l'ultimo che è emerso in questi anni e che ci ha
costretto a fare i conti con problemi del tutto nuovi. Il fatto è che una distribuzione così ingiusta e sperequata della ricchezza non è più sostenibile a livello socio-economico. Le instabilità che questo approccio produce sulla nostra economia sono di disparità che non vengono più accettate, con cui dobbiamo fare i conti in positivo, trovare un'alternativa. Qual è questa alternativa? Se il modello attualmente accettato è quello di produrre ricchezza e solo dai sottoprodotti della ricchezza cercare la qualità della vita, è necessario rovesciare il discorso. Occuparsi della qualità della vita dei singoli e della collettività e fare in modo che le ricadute, se ci sono, in termini di produzione di ricchezza, se ci sono, vengano distribuiti, ma prioritariamente bisogna occuparsi della qualità della vita di tutti. Questo assunto sembra banale, sembra che debba essere accettato, in realtà è fortemente combattuto in questo momento storico, e questo trafiletto su Trump che leggevo ieri ne dà conferma plateale. Allora bisogna rovesciare il discorso e cominciare dal produrre la qualità della vita accettabile e giusta e accontentarsi della ricchezza che ne consegue, se consegue, che non è detto che sia. Se si accetta questo punto di vista, la cosa prioritaria, il sistema prioritario che noi dobbiamo porre sotto osservazione per dargli l'opportuna enfasi è ovviamente il sistema della salute. La salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'avevo scritto da qualche parte, siccome è una citazione, volevo farla giusta e non sbagliata. Me ne frego. Io non posso aiutarla, purtroppo, sì. Perché ma in fondo, diciamo, possiamo anche darla per acquisita quella citazione. Sì, comunque la sostanza è che la salute è lo stato di perfetto benessere di ogni singolo attraverso le corrette interazioni fra corpo e pensiero. Se si raggiunge questo equilibrio, se il corpo per conseguenza è sano, si raggiunge la considerazione, la configurazione di massimo benessere. E allora conoscere se stessi diventa anche la precondizione per fare corrette azioni di governo dell'economia. Se non passiamo attraverso l'impegno dal basso a curare se stessi e quindi a portare alla società
non un contributo di problemi, ma un contributo di soluzioni. Allora si può pensare di superare in maniera strategicamente accettabile, oltre che puntualmente realizzabile, per seguire una prospettiva di benessere. Nel progettare corporea a questo abbiamo pensato, e quindi vedrete questa, non spetta a me dirlo, ma mi viene la tentazione di farlo, questo bellissimo museo che vedete fra poco. Nel progettarlo abbiamo sempre avuto presente che l'oggetto, che l'obiettivo è quello di stimolarci a conoscerci, a conoscersi per comportarsi correttamente, perché salvaguardare la salute e quindi l'equilibrio personale è condizione necessaria per avere prospettive economiche accettabili e positive, ma è anche la condizione per rendere l'economia sostenibile, anziché come oggi è, assolutamente non sostenibile. Per questo adesso, a questo punto, non voglio anticiparvi alcunché a proposito della mostra corporea. Mi è bastato, mi sono limitato in questo intervento a spiegare qual è stato il nostro concept, il nostro grazie, insomma, grazie. Grazie, grazie Presidente, ha anche indirettamente risposto alla mia domanda, perché il pragmatismo che ha portato a quest'opera non avrebbe vinto in così poco tempo se non fosse ancorato a un bagaglio di idee così solide e così visionarie, no? E adesso abbiamo un intervento importante, un saluto del presidente di Excite, che è la rete europea dei musei della scienza, in cui evidentemente questa struttura è collocata, e Michel Bouchel, prego di venire qui. Hi. Thank you very much. Unfortunately I do not speak Italian. I can only speak Italian food and movies, but not the words I would like to share with you today. So it's a great honor for me to be here on behalf of over 350 colleagues in Europe, big science centers like in Paris and London and Germany, and small science centers all over Europe, which we consider as one big European family. So I'm here on behalf of those 28 countries, maybe 27, I don't know today, who share one passion, which is called science, which share the passion of education,
I know, dear politicians, centers like this cost a little money. Education is an investment. But how much does it cost as we create stupid people? You know, so it's a good investment. Four years ago, I received a phone call, and many of my colleagues in Europe were shocked to hear that our good friends in Naples, which is a very good center, which is incorporated in many European research projects, so it's a really good partner for us and many others, that there was an attack on this center, which meant an attack on freedom and the freedom of science. And ladies and gentlemen, science is not just good for economics. It's also the strongest power and driver behind our welfare and well-being and our democracy. It's the democracy that helps science to make us what we are today. Thank you so much. So we were really shocked when we heard this, and we have followed it and we tried to help. Many centers offered exhibitions, offered other ways of helping our friends to get started again, and we followed the four-year struggle to rebuild the center, and not just rebuild it, but make it better and stronger. Congratulations for that. Science centers are very important for children. The kind of science we show and we make them experience is difficult to do the same in the classroom. So we're there to help the children to discover their talents, all children. We help the parents to see what talents the children have, and the teachers to do more science in the classroom. So we're basically there to see that every child gets an opportunity to discover what it is good at, what it likes, and maybe find a study and a job. I'd like to say from all our friends in Europe, and I can't repeat how important this is. We love Naples, we love the Città della Scienza, and we're so happy that you're back in work and full in business again. Ladies and gentlemen, science, if there was no science, we would not be here. Not our parents, not our grandparents would be here. It's because of all those smart people that helped to make our lives more healthy, we live longer, we're all richer than our parents and grandparents were, and this is because of the great inventions that science and technology did. But we need new talents, we need new scientists, new technologies to help us to address the problems, some of the problems the professor and the previous speakers shared. We need smart children, we need a smart future. Thank you so much. My last word will be, una giornata particolare. Noi ci teniamo stretti questi complimenti, ma dopo i complimenti passiamo subito a qualcosa di operativo che già guarda al futuro, e cioè io qui ho due penne perché una è più pesante dell'altra. E con questa penna dovremo firmare un accordo importante, un accordo tra Universcience, cioè la rete delle due città della scienza di Parigi, che con Città della Scienza di Napoli farà una coproduzione di una straordinaria mostra sul fuoco. Immaginate il fascino e la suggestione di questa iniziativa, e io prego Bruno Macar di venire qui perché la sua mano dovrà impugnare questa penna. Allora, poi il dottor Lipardi ci racconterà anche qualcosa di questa mostra sul fuoco, no? Grazie. Ah, ecco, naturalmente i contratti sono sempre in duplice copia. Sì, certo. E naturalmente adesso due parole ce le dirà.
Grazie. Prego. So as you understood, I'm the guy from Paris. Della città della scienza e industria di Parigi. We are some kind of brothers in fire, because 1.5 years ago I was woken up in the middle of the night with a call saying that my science center was burning. And the first to send me greetings was Vincenzo from Naples. And tonight with you, I want to say that we are a very strong family, and as our friend from Amsterdam, Michel, told, we all together work only for science and for the general public. So after the fire in Parigi, I had the idea to recover from this very suffering moment and say, well, why not doing something about fire? And Vincenzo said, okay, I go with you. So that's why we're here tonight, and we hope that we'll be able to make a big show on fire, because fire could be destroying, but fire is as well our friends. Thank you very much. Grazie, grazie. E un altro grazie, Città della Scienza, lo dice alla RAI, oggi qui rappresentata da Adriano Coni, per il sostegno offerto con la campagna di solidarietà sociale in occasione del tragico incendio del 4 marzo. Allora prego Adriano Coni di raggiungermi qui e Enrica Amaturo gli consegnerà un premio. Grazie. Il premio dov'è? Il premio? Il premio è arrivato, eccolo qui. No. Prego. Grazie per grazie tutto quello che ha fatto per tutti. Ringrazio ovviamente per questo premio a nome della RAI. Solo un ricordo: quando all'indomani dei tragici eventi venni qui perché dovevamo sostenere la prima raccolta fondi per la Città della Scienza, parlai con il professor Silvestrini, parlai con Lipardi e mi sembravano due visionari, perché mi raccontavano qualcosa che credevo non potesse mai essere fatto, cioè mi portavano in giro tra queste macerie, tra questi prati, qui, facciamo qui, faremo quest'altra cosa. Io guardavo, dico, vi aiuteremo in tutti i modi. Non avevo capito che loro avevano una passione fortissima nel ricostruire questo progetto che io a quel punto non capivo. Grazie a tutti e grazie a voi. Grazie, grazie. E adesso finalmente entriamo nel vivo, il tema di questo incontro, di questa serata, è capire anche dove entriamo, dentro corporea. Ma che cos'è corporea? Il museo del corpo umano, facile a dirsi, abbiamo provato a spiegarlo anche noi in questi giorni sulle pagine del Mattino, ma adesso ce lo spiega il segretario generale di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, che ha costruito questo progetto. Prego. Grazie direttore Barbano, grazie presidente Grasso, ministro Fedeli, ministro De Vincenti, presidente De Luca, sindaco dei Magistri, autorità tutte, ma soprattutto e con loro, grazie a tutti voi che siete qui con noi e siete sempre stati qui con noi. Questa è una sala zeppa, ci sono altre migliaia di colleghi cittadini a Città della Scienza per vedere corporea, e devo dire questo è un fatto che a noi fa un grande piacere. E devo dire anche da questo punto di vista, il direttore Barbano lo leggerà dopo, abbiamo accolto, inaugurando il Museo del Corpo Umano, con grande soddisfazione il messaggio anche del ministro Lorenzin, che non è potuto stare qui con noi, ma ci ha inviato un bel messaggio, così come di Graziano Del Rio. Come sapete, il ministro Del Rio è stato una presenza costante in questi 4 anni, oggi non è qui con noi, ma lo ringraziamo per la sua presenza. Allora, cos'è corporea? È la domanda che si poneva il direttore. Il professor Silvestrini ha provato un po', diciamo, a presentare le idee che lo hanno condotto in questi anni, no? A mettere in piedi questa grande avventura che è Città della Scienza.
corporea e il museo del corpo umano. Insomma, noi viviamo in un momento complicato della nostra storia, abbiamo tanta informazione, ma anche un grande avanzamento di una nuova, di un nuovo gap nella conoscenza scientifica. E conoscere il proprio corpo è un po' il modo per conoscere anche quel corpo sociale che è la nostra società. Ho sentito la settimana scorsa il Presidente Luca ragionare di come concentrare risorse sulla ricerca su malattie rare, penso il cancro, se ho capito bene. Ebbene, noi vogliamo appunto che Città della Scienza, Napoli, la Campania contribuiscano a questa grande battaglia per risanare il corpo degli individui e anche il corpo sociale in modo più in generale. Diceva Barbano una cosa giusta: questo progetto ha avuto, è passato attraverso tre governi regionali, perché Corporea è un progetto finanziato per il 70% dalla Regione Campania e il 30%, dirò dopo, da risorse messe dalla Fondazione in vari modi. Il fatto che un progetto abbia avuto questo iter dall'idea progetto, io vedo qui il Presidente Bassolino che è un po' quello che ebbe l'idea e avviò con Silvestrini l'iter amministrativo, è continuato con il Presidente Caldoro e ha trovato nel Presidente De Luca quello che ha preso ma anche accelerato. Ricordo che noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo fatto il 70% della spesa, quindi è stato anche svegliamoci e chiudiamo questo cantiere. E oggi Corporea appunto è un cantiere che chiude, ma soprattutto riguarda da un segnale. Quando c'è continuità amministrativa, quando gli organi dello Stato lavorano assieme e all'interno della giusta dialettica politica riescono a trovare sintesi, ebbene le cose si fanno anche nel mezzogiorno. Corporea è un edificio bellissimo, lo scorso anno l'abbiamo visto, progettato da Massimo Picaciamara, che vedo qui con Gino Nicolais, un altro nostro socio fondatore, e ovviamente con Picaciamara dai tanti dalla sua squadra, insomma un progetto importante. Ed è, oggi però vedremo anche i contenuti. Come è fatto questo museo? Sono 10 isole tematiche che raccontano in modo olistico come funziona il corpo umano, un progetto di realizzazione realizzato appunto come scrittura da un gruppo importante di professionisti della medicina della nostra regione, e però poi realizzato da un raggruppamento internazionale guidato dal Protom, che è un'azienda napoletana ma insomma con grandi ramificazioni internazionali. E poi dentro Corporea voi vedrete in questi 5.000 metri quadri, perché parliamo di un'area molto grande, appunto 100 exhibit, isole tematiche, esperienze sensoriali ed interattive. Voglio ricordare che Corporea è il più grande investimento pubblico in cultura realizzato in Europa negli ultimi anni. E accanto a Corporea, tra pochi giorni, il 19 marzo, avremo anche il planetario. Vedo qui Roberto Battistone, l'ho incontrato recentemente, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, recentemente a Pechino, e Roberto ci raccontava appunto come nel nuovo secolo l'avventura in cui l'umanità verrà chiamata è la conquista di Marte. Ecco, io penso che il planetario possa essere uno strumento per educare ad amare lo spazio, a spingere l'umanità verso nuove frontiere. E penso che questo appunto sia un altro dei contributi che noi possiamo dare qui da Napoli. Dicevo, Corporea è un progetto realizzato con fondi regionali, ho detto la parte appunto dell'ente regione, ma voglio ricordare che per quanto ci riguarda noi siamo riusciti poi a contribuire all'investimento grazie alla Banca Europea degli Investimenti, al suo vicepresidente Scannapieco, che ringrazio, che ha creduto nel progetto, e attraverso ICREA e la Banca di Credito Cooperativo, che è la banca del territorio, qui c'è il suo presidente, il vulcanico Amedeo Manzo,
io lo ringrazio, è stato un progetto finanziato con i fondi Jessica, così come è molto importante l'altra gamba che ci ha permesso, ci permetterà di completare questo nostro lavoro, che è Unicredit, che appunto ha deciso di darci l'altro pezzo di mutuo che è fondamentale, perché poi le grandi idee, no, Presidente Luca, insomma, poi grandi cose, poi se non ci stanno i soldi, poi diventa complicato realizzarle, insomma, questa è una cosa che noi ben sappiamo, perché e noi cerchiamo un po' di coniugare, sì, insomma, diceva il dottor Coni, visionari, noi siamo visionari, però con, come dire, al punto giusto, nel senso che poi ci rendiamo conto che le grandi realizzazioni, perché noi siamo ambiziosi da questo punto di vista, pensiamo che Napoli debba essere ambiziosa, si fanno poi con cose molto concrete. E vedete, l'altra cosa che io voglio sottolineare è che noi siamo da 4 anni, il 4 marzo, presentando sempre un qualcosa di nuovo. Ma perché lo facciamo? 4 anni fa c'è stato un incendio doloso. Noi sappiamo che la magistratura ha fatto parte del lavoro importante, ci sono passi in avanti, ma noi vorremmo capire chi è stato che ha progettato quell'attentato e chi anche l'ha materialmente realizzato. 8 bombe incendiarie che in mezz'ora distruggono un museo del genere, insomma, sono cose che è importante che vengano conosciute. Sì, che vengono conosciute. Ed è per questo, ma che cosa si voleva fare? Beh, lì si voleva cacciare Città della Scienza da dove stava, una fabbrica del 1850, quindi anche un aspetto simbolico. Noi abbiamo resistito, e qui lo dobbiamo veramente un grazie alle istituzioni, il Presidente Grasso lo ricordava, è stato qui ben 2 volte, diciamo, in quei giorni, perché noi abbiamo dimostrato che lo Stato non si fa intimidire, che lo Stato non si caccia, che la cultura non si caccia, che un museo non si distrugge impunemente e che si ricostruisce dove era, come era, ancora più bello, tenendo conto ovviamente, come dire, di un'articolazione, no? delle richieste della società. In quei giorni, voglio ricordare, fu un fatto, era difficile pensare di poter andare avanti. Lì sì che c'è stata molta testardaggine, ma se non ci fosse stata la città di Napoli, se non ci fosse stata la comunità scientifica internazionale e se non ci fosse stata, qui lo voglio ricordare, la campagna di crowdfunding lanciata dalla RAI, noi abbiamo raccolto 2 milioni di euro e li abbiamo investiti, li abbiamo messi sul sito, ogni cosa che abbiamo comprato abbiamo messo l'immagine con quanto abbiamo speso, perché la trasparenza è importante, soprattutto quando usi i soldi dei cittadini, ed è importante perché noi abbiamo costruito un grande patto sociale, un patto che vuole mettere al centro di un'Italia che si rimette in piedi la cultura, l'innovazione, la scienza, non di meno, non di meno. Uno dei messaggi, e in questa cosa permettetemi di dire un'ultima cosa proprio che, perché ci tengo moltissimo, mi sarebbe piaciuto che oggi a festeggiare ci fossero alcuni amici che sono stati fondatori o comunque hanno animato in questi anni Città della Scienza, penso Carlo D'Angiò, Paolo Gasparini, Marco Senese, non ci sono più e a noi mancano molto. Io appunto vi ringrazio per questo applauso. Così come voglio ricordare che se non ci fosse stato lo sforzo generoso dei lavoratori e delle lavoratrici di Città della Scienza e dei tanti amici nelle università, nei centri di ricerca, noi non saremmo qui. Grandi idee, però poi passione civica, capacità di mobilitarsi e capire che qui sul luogo, che la partita non era ricostruire un museo soltanto, era dimostrare che a Napoli non si lasciano soltanto macerie, che abbiamo una comunità capace di reagire e guardare oltre, e questo è un po' il messaggio che da qui, da Bagnoli, viene lanciato all'intero paese. La nostra è una città bellissima e antichissima, il sindaco De Magistris spesso lo ricorda, però dobbiamo anche ricordarci che è anche una città colpita mortalmente dalla deindustrializzazione. E dopo quell'episodio, qui a Bagnoli lavoravano 20.000 persone. Beh, dopo quell'episodio, dopo quella fase, è come se questa città non avesse più la capacità di uscire dal torpore. Sembra di ripartire e poi torna indietro.
perché il punto nevralgico è che noi o ricostruiamo una vera economia che costruisce lavoro vero, e quindi con un'azione complicata, pensiamo a quello che si è fatto per esempio a San Giovanni a Teduccio con la Apple, attraendo impresa, creando impresa, sviluppando, beh, se non è questo il cuore della nostra azione, beh, noi potremmo anche raccontarci di una città bella, ma sta città non cambia. E dobbiamo sapere che a Napoli, e questo è il grande cruccio ed è per questo che siamo così determinati, la disoccupazione reale raggiunge il 25% e tanti giovani diplomati e laureati devono emigrare, e che nei quartieri poveri avanza frustrazione e delinquenza. Non basta l'azione meritevole della Chiesa, che in quei quartieri cerca di dare, come dire, con la carità cristiana una risposta. È lo Stato che deve tornare, ma se deve tornare lo Stato, deve tornare l'impresa. Qui c'è il Presidente dell'Unione Industriale, è chiaro che non dipende dall'Unione, ma appunto è fondamentale che riparta un meccanismo che riporta sana e buona impresa in questa città. Qui e ora, non poi, non poi. Bagnoli lavoravano 20.000 persone, oggi non c'è più niente, ed è per questo io qui voglio davvero, visto che c'è il ministro De Vincenti, il presidente De Luca, il sindaco De Magistris, noi abbiamo una grande occasione. 20 anni fa ci fu questa, come dire, questa bellissima idea, illusione che bastasse semplicemente la rigenerazione ambientale, poi anche su quella abbiamo avuto difficoltà, no, per poter ripartire. Non basta. Nel mondo dove c'era industria, c'è industria innovativa. L'idea, questa sì, tutta neoliberista, che improvvisamente il lavoro scompare, lo abbiamo teorizzato nel Sud e siamo arrivati in queste condizioni. Il Sud riparte se si ricomincia dai fondamenta: educazione, ricerca scientifica, attrazione e creazione di lavoro. E questa è la grande sfida. Gli spazi industriali devono tornare ad essere spazi produttivi. Poi certo c'è anche l'industria del turismo e noi stessi siamo un grande, come dire, operatore, ma quello che abbiamo bisogno è fare che le 7 università, credo i rettori qui presenti, e li ringrazio tutti per essere ad uno per essere qui presenti, lì c'è un pezzo del nostro futuro e noi su quello dobbiamo lavorare. E Bagnoli e Città della Scienza sono, come dire, al servizio di questo progetto di rigenerazione. Poche altre cose. Bagnoli ha anche bisogno di un grande progetto di rigenerazione ambientale. La magistratura farà appunto il suo corso sulla parte, come dire, in discussione, ma nel frattempo noi sappiamo che la parte, come dire, la rigenerazione ambientale è un tema fondamentale. Qui è oggi con noi il sottosegretario all'ambiente Barbara De Gani, che io ringrazio di cuore, l'abbiamo conosciuta in Cina. E penso appunto che la sua presenza sia anche a testimoniare l'impegno del governo su questo tema spinoso ed importante. Insomma, io l'altra cosa che devo fare è ringraziare i tanti funzionari dello Stato, funzionari della regione, della provincia, della città metropolitana, del comune di Napoli, della sovrintendenza, delle forze dell'ordine, per il tanto lavoro che abbiamo fatto. Se non fosse stato per loro, sono tanti, alcuni hanno fatto di più, altri di meno, ma senza di loro noi non saremmo qui. E questo anche qui dimostra che quando c'è un obiettivo che mobilita, la gente prende responsabilità, ci mette la faccia, ci mette, come dire, cuore e passione. Città della Scienza è rinata, il corporeo è rinata anche grazie a questa. E cosa dire? Un'ultima cosa. Noi il 14 marzo in questa sala, del 2014, in questa sala abbiamo firmato un accordo di programma quadro per la ricostruzione di Città della Scienza. L'hanno firmata il governo, il Comune di Napoli e la Regione. Era, come dire, un accordo istituzionale importante. Noi siamo andati avanti. Abbiamo bandito la gara internazionale per la progettazione. Vedete, io qui voglio mostrarvi velocemente, ho saltato tutte le slide, ma voglio però mostrarvi quello che è uscito da questo concorso. Guardate com'è bello questo museo che andremo sostanzialmente a ricostruire, un museo che mira appunto a rafforzare l'attrattore turistico, perché poi anche qui quando parliamo di turismo parliamo di industria, parliamo di investimenti, parliamo di un'offerta che deve essere di qualità. E se oggi Corporea, la visiteremo tra qualche istante, è un museo che ha 3 lingue, italiano, inglese e cinese, e anche qui voglio ringraziare il consigliere
Zhao dell'ambasciata cinese, la delegazione cinese che è qui presente con noi, così come i tanti consoli, vedo il console dell'Ucraina e tante altre rappresentanze, il console francese, eccetera, e perché noi stiamo provando appunto a far diventare questo luogo un luogo che propone cose innovative. Ecco, dicevo, questo concorso ci ha permesso di avere il progetto, adesso siamo in conferenza di servizi, abbiamo in questi giorni firmato con Invitalia un accordo che permette, come dire, di rispondere ad ulteriori richieste, come dire, di maggiore integrazione tra le idee del comune, del governo, eccetera. Il presidente Bonavitacola è responsabile di questo accordo di programma, insomma l'ho attivato da un po' di tempo, adesso stiamo provando appunto a fare un salto qua. Ecco, io vorrei darvi un ultimo appuntamento. L'appuntamento è il 4 marzo del 2020. Noi vorremmo fra 3 anni invitare tutti quelli che stanno qua. Direttore, è un impegno che prendiamo con lei. Qui ci sta il presidente De Luca, ci sta il sindaco, stanno i nostri ministri. Noi vorremmo che il 4 marzo del 2020 noi inauguriamo il Science Center, dando una risposta vera ai criminali che l'hanno bruciato, ma anche un segnale di speranza ai tanti giovani che vogliono vedere la propria città rigenerarsi. È importante i dibattiti, sono importanti gli incontri, ma poi alla fine abbiamo bisogno di treni, vedo Umberto, vedo tanta gente che è impegnata, come dire, a rimettere in piedi questa città. Noi dobbiamo cambiare il volto di Napoli, costruire la speranza, e la speranza si costruisce in un unico modo, facendo di scienza, tecnologia e innovazione il motore per una trasformazione sociale che riporti lavoro, quello vero, che riporti ingegneri, tecnici, che riporti tanta professionalità in questa città, che la faccia aperta, connessa, che si attenta ai più deboli, e che in qualche modo riporti questa nostra bellissima e antichissima città al centro del mondo. Siamo un po' orgogliosi come napoletani, però proviamo appunto a farlo, come dire, con i piedi a terra e con la capacità di pensare. Allora, tra un po' andremo a visitare Corporia, vedete, avrete tanti accademici che vi guideranno, oggi faranno professori universitari, fanno le guide, eh? Quindi avrete questo privilegio, usatelo perché sono molto bravi, poi vediamo se sono più bravi loro o le guide, questo ce lo direte alla fine. Insomma, da Bagnoli noi vogliamo lanciare un messaggio, che le istituzioni quando stanno assieme, e questo tavolo, come dire, dimostra la forza della Repubblica italiana. Non dimentichiamo che la nostra non è una Repubblica che ci è stata regalata, è stata costruita con il sangue della lotta partigiana, ricordiamocelo, eh? Non è qualcosa che... quando le istituzioni che rappresentano il cuore di un popolo lavorano assieme, quando ci sono buone idee, ovviamente, si può fare. Con Corporea ce l'abbiamo fatta, non ce l'ha fatta Città della Scienza, ce l'abbiamo fatta tutti noi. Grazie. Grazie. Messaggio chiaro, e prima di passare la parola al sindaco di Napoli, io leggo il messaggio del ministro della salute Beatrice Lorenzin. Gentile presidente, desidero ringraziare per il cortese invito a prendere parte all'inaugurazione di Corporea. Avrei sinceramente desiderato intervenire per porgere ai presenti il mio personale saluto, impegni precedenti tuttavia mi impediscono di partecipare. Attraverso questo breve messaggio mi preme comunque far giungere il mio più sincero apprezzamento per l'iniziativa. Sono certa che il museo rappresenterà un polo di diffusione della cultura della prevenzione sanitaria presso i giovani e le famiglie, nonché un originale veicolo di educazione e informazione. Pertanto, nell'auspicare la felice riuscita dell'evento, auguro a tutti buon lavoro. Beatrice Lorenzin. E anche Graziano Del Rio, scritto a penna con molta però partecipazione. Caro professore, caro Vittorio, sono dispiaciuto di non poter partecipare alla bella inaugurazione di Corpora. Complimenti vivissimi e un abbraccio a tutti. Graziano, che come ha detto dottor Lipardi è stato vicino anche a questo impegno negli anni precedenti. Allora, sindaco di Napoli, siamo qui a Bagnoli, città della scienza è rinata, si può fare, è vero? Buonasera, signor Presidente del Senato, signora Ministra Fedeli, signor Ministro De Vincenti, professor Silvestrini, autorità tutte, signore e signori. Siamo contenti che oggi siamo tutti contenti, non solo perché il pomeriggio è cominciato nel miglior modo possibile, ma continua anche
bene, quindi di questo ovviamente non possiamo che esserne contenti. Ma al di là della battuta corporea, il corpo umano, vorrei partire da qui, che corpo umano significa articolo 9 della Costituzione, significa ricerca, corpo umano significa quello che oggi Napoli sta cercando di dimostrare, determinazione, idee, volontà, orgoglio meridionale, un sud determinato, umile, dal volto umano e dal cuore grande. E poi un altro segnale forte, che credo che sia la novità che ci consente anche di dire che si sta scrivendo una pagina diversa, perché noi non possiamo dimenticare che Bagnoli negli ultimi tempi ha accompagnato con tristezza le immagini nel mondo e in Italia, non solo perché, come hanno ricordato il direttore Barbano, Lipardi e Silvestrini, ce lo ricordiamo tutti l'incendio del 4 marzo 2013 quando siamo venuti tutti qua, ma Bagnoli ha anche le immagini della perizia della magistratura che ci dice che è stato un inquinamento criminale su questi territori. Allora noi dobbiamo sapere che oggi invece si sta scrivendo una pagina, negli ultimi mesi in particolare, di una cooperazione istituzionale che può portare nel giro di poco tempo a un risultato storico non solo per la città di Napoli, per la Campania, per il Mezzogiorno, per il Mediterraneo, ma direi per l'Europa, per la bellezza che rappresenta Bagnoli. Significa bonifica integrale, e su questo c'è l'impegno di tutte le istituzioni, rimozione della colmata, recupero della balneazione, linea di costa, spiaggia fruibile da tutti, parco pubblico, archeologia industriale, edilizia sostenibile, sviluppo, migliaia di posti di lavoro. E questo non si fa solo con i soldi, perché nel passato di soldi ne sono venuti a zaffune, a fiumi, a mari, a oceani. Qua noi possiamo mettere in campo invece la credibilità di istituzioni che non vogliono fallire l'obiettivo che abbiamo davanti ai nostri occhi, perché noi siamo veramente consapevoli, ce lo stiamo dicendo in questi giorni che abbiamo fatto in queste settimane degli incontri importanti, c'è stato un periodo di conflitto anche duro, ma dobbiamo registrare che negli ultimi incontri ci siamo confrontati nel rispetto reciproco, ognuno con la propria autonomia e la propria dignità, senza mai prevaricare nei confronti degli altri. E Bagnoli può raggiungere l'obiettivo solo se si tengono insieme governo nazionale, governo regionale, governo locale, cittadini. Questo è il segreto. Capitale umano, organizzazione e chiaramente risorse economiche. E ognuno chiaramente farà la sua parte. Quindi io sono soddisfatto per questo, perché oggi non stiamo solo, ovviamente sarò sintetico e quindi chiudo perché siamo tutti insomma desiderosi di andare a vedere corporea, sono contento non solo per l'inaugurazione, sono contento perché l'inaugurazione si inserisce in un obiettivo che per me che sono napoletano, prima ancora che sindaco, è straordinariamente rilevante. Corporea da solo non avrebbe nessun senso se attorno non ci fosse la volontà istituzionale che si registra ora di rilanciare l'intera area di Bagnoli. Pensate che cosa sarà se riusciamo a fare quello che ci siamo detti in questo periodo, il lungomare di Bagnoli, l'area interna, il parco, Nisida, il mare, la possibilità di ritornarsi a bagnare non sapendo che qualcuno ha inquinato, ma che c'è stata una politica che ha non solo bonificato ma ha fatto una rigenerazione urbana che ha tenuto insieme spazio e persone, risorse economiche e capitale umano. Concludo dicendo che la ricerca ha un senso se mette al primo posto la persona umana, e io da meridionale posso dire che oggi Napoli si sta riscattando proprio nel momento più difficile, proprio nel momento in cui si è governata per anni senza un euro, ma i napoletani tutti ci hanno messo capitale umano, idee, risorse e volontà collettiva. Da soli non si va da nessuna parte, se stiamo insieme credo che possiamo fare davvero tanto e dimostrare al Paese, signor Presidente del Senato, lei è palermitano, che il Sud non è zavorra, ma proprio perché sappiamo soffrire, il Sud sarà il volano di un'Italia diversa che mette al primo posto non il denaro ma la centralità della persona umana. Questo è Napoli e questo è il Sud che vogliamo. Grazie.
Grazie. Grazie al sindaco Luigi De Magistris e adesso al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che, come ha detto Lipardi, ha fatto questa grande accelerazione di spesa, insomma, ha fatto sì che oggi 4 marzo, dopo 4 anni appena, siamo qui. Prego, presidente. Grazie. Presidente Grasso, cari ministri, gentili ospiti, è davvero una serata importante per tutti quanti noi. Siamo particolarmente soddisfatti come governo regionale della Campania per aver dato questa accelerazione straordinaria negli ultimi tempi per arrivare a concludere la realizzazione di quest'opera di grandissimo rilievo. È un impegno di lungo periodo del governo regionale che ha trovato oggi una conclusione importante. È importante questa serata dal punto di vista simbolico. Da Napoli arriva la conferma che qui ci sono gli anticorpi civili e le risorse umane per contrastare qualunque tentativo di penetrazione dei poteri criminali, qualunque tentativo di bloccare processi di crescita civile e di sviluppo economico. Ma è importante per la realizzazione in sé corporea un museo multimediale di straordinario valore. Avrete modo di visitarlo, sono 10 aree tematiche che illustrano parti del corpo umano, le fanno attraversare in maniera mediatica ed è davvero un'esperienza straordinaria che sono convinto susciterà appassionamenti in un'intera generazione di studiosi. Ma un valore anche questa realizzazione più generale, davvero non avrebbe alcun senso la realizzazione di un museo come corporea, di un planetario che si inaugura fra qualche giorno, che è il più grande e più bello d'Europa, se tutto questo non cadesse dentro un contesto di investimenti e di consolidamento dei programmi di ricerca. Vediamo di capirci fino in fondo. Noi abbiamo un grande problema come Italia, come Campania, come città di Napoli, ed è quello di ritagliarci uno spazio nel mercato mondiale, nella competizione mondiale. Ricordava Silvestrini che andiamo verso tempi difficili, non c'è da autoconsolarsi. L'Italia è un paese che ha perduto alcune battute in maniera davvero irresponsabile. Abbiamo perso la partita dell'elettronica all'inizio degli anni 60, abbiamo perso la partita della chimica negli anni 70, abbiamo vissuto processi di deindustrializzazione e di perdita di peso dal punto di vista della ricerca scientifica. Lo sforzo che stiamo cercando di fare è esattamente questo: a rilanciare programmi di investimento straordinari per fare in modo che la linea della ricerca scientifica possa consolidarsi e consentire a noi di ritagliarci uno spazio non finto, non drogato, non effimero, ma vero nel mercato mondiale, nel contesto internazionale. E dunque noi finanziamo come governo regionale Città della Scienza, finanziamo Biogem nell'area dell'Irpinia, il centro di ricerca sulle malattie rare a Pozzuoli, Teleton, Ebris a Salerno sulla ricerca alimentare. Cioè stiamo lavorando per consolidare i punti di eccellenza nella ricerca scientifica che abbiamo nel nostro territorio, cercando di sfruttare fino in fondo il retroterra davvero straordinario rappresentato dai centri di ricerca delle nostre università che sono davvero punti di eccellenza mondiale. Tutto questo vogliamo farlo ovviamente estendendo la ricerca all'aerospazio, all'automotive, e cercando soprattutto di fare questo salto di qualità, passare dalla ricerca pura alla sua estensione in termini di produzioni industriali. E cerchiamo di farlo, visto che siamo qui e visto che inauguriamo Corporea, per potenziare la ricerca biologica, la ricerca genetica sulle malattie rare,
abbiamo finanziato un'unica grande linea di ricerca per sconfiggere il cancro. E finanziamo ovviamente la ricerca che ha la possibilità di trasferirsi in termini di produzioni industriali nel campo delle tecnologie medico-scientifiche, delle tecnologie chirurgiche, dell'uso dell'elettronica nella cura delle malattie più rare. Dunque c'è una linea che stiamo seguendo. Potenziare la ricerca, la qualità della ricerca, per aprirci una strada nel mercato mondiale oggi, in un mercato che è dominato dallo scontro fra Stati Uniti e Cina. La gran parte della ricerca scientifica e di quello che deriva dalla ricerca in termini di estensione industriale è nelle mani delle multinazionali americane, e nelle mani dei cinesi è la guerra per l'acquisizione di risorse, di materie prime e di territori. Noi cerchiamo di inserirci in questo conflitto fra giganti per aprirci un nostro spazio. Ovviamente siamo a Bagnoli. Questo sforzo straordinario di potenziamento delle linee di ricerca devono unirsi al completamento del programma di riqualificazione urbanistica di Bagnoli. Io credo che oggi abbiamo un'opportunità straordinaria di portare a compimento questo progetto ambiziosissimo di riqualificazione urbana. E credo che dovremo ringraziare il governo per le disponibilità finanziarie messe a disposizione di questo progetto, 270 milioni di euro, che ci consentiranno ovviamente di fare in modo che i progetti passino dalle carte, dalle planimetrie alla loro realizzazione concreta. Realizzeremo una bella opera, lo ricordava Ripardi, è stato fatto un concorso di architettura internazionale vinto da 3 giovani architetti italiani per realizzare il Science Center, un progetto molto bello di questo museo, credo anche molto costoso, Ripardi. Ma comunque molto bello, che noi sosterremo, convinti come siamo che questo può essere un esempio di che cosa può diventare in Italia la trasformazione urbana. Io sono fra quelli che ritengono che noi rinunciamo ad una parte della nostra economia che è quella legata alla trasformazione urbana, che in Italia è sostanzialmente bloccata. Io ricordo come metafora dell'Italia una città di Italo Calvino, Zora. Diceva Calvino a proposito di Zora, obbligata a non cambiare per essere meglio ricordata, Zora languì, si disfece e scomparve, il mondo l'ha dimenticata. Zora è la metafora dell'Italia, un paese che si illude che rimanendo mummificato possa avere un futuro. Non è così. Dobbiamo avere il coraggio della trasformazione urbana, del cambiamento, se vogliamo creare nuove opportunità e nuove forme di economia nel nostro paese. E dunque la trasformazione urbana di Bagnoli è una grande sfida simbolica anche da questo punto di vista. E da questo punto di vista, e finisco, noi dovremo avere delle innovazioni anche legislative che oggi rischiano di paralizzare questo paese. Vedete, noi abbiamo opportunità straordinarie, il ministro De Vincenti ha lavorato con grande determinazione per i patti per il Sud, ma a volte ci sono dei dettagli che sfuggono anche al ceto politico. C'è qualcosa che è legato all'abuso d'ufficio e alla condanna alle conseguenze della condanna in primo grado per abuso d'ufficio che sta determinando ormai la fuga dalla responsabilità, presidente Grasso, di tutti i responsabili tecnici. Abbiamo una desertificazione degli uffici tecnici e degli uffici urbanistici. Nessuno firma più nulla. Siamo arrivati al punto che per fare arrivare uno spazzaneve in una zona terremotata ci si preoccupa di chi deve firmare una carta. Non è possibile. Noi abbiamo bisogno di moralizzare l'Italia, ma abbiamo bisogno anche di dare condizioni di serenità a chi si assume la responsabilità di fare delle scelte, di far camminare questo paese. Allora, finisco davvero, una giornata importante. Io credo che
ci stiamo avviando verso una stagione politica che io considero preoccupante, condivido i toni di preoccupazione di Silvestrini, verso una stagione politica che a me pare possa definirsi come quella della stanchezza della democrazia. Noi abbiamo in Italia ormai processi tali di imbarbarimento della vita pubblica, un'esplosione di litigiosità, una frantumazione dei soggetti politici, un decadimento di valori comunitari che rendono davvero problematica la stagione della democrazia in questo Paese. Veramente siamo arrivati a un punto limite, e siamo a un punto limite due volte in realtà, nelle quali noi aggiungiamo a tutto questo una crisi sociale che rischia di diventare, da crisi sociale, da crisi del lavoro, crisi democratica e separazione dei cittadini dallo Stato. Una democrazia vive non per la quantità di parole prodotte o di promesse lanciate, ma per la quantità di decisioni prodotte e di opere realizzate. E qui abbiamo bisogno di lavoro, di lavoro, di lavoro, da subito. Allora, è bello che dal sud e da Napoli arrivi questo messaggio all'Italia intera. Nella prima pagina di ieri della Stampa c'era l'immagine di Napoli, del planetario di Bagnoli. Anche questa è una novità. La prima pagina della Stampa, i nostri amici piemontesi hanno reso omaggio a Napoli, alla sua grandezza, con qualche secolo di ritardo, ma ci sono arrivati. Bene, è un grande valore simbolico questo, un grande valore simbolico. Allora, per me è importante che dal sud arrivi un'altra immagine, non solo quella della cialtroneria, delle chiacchiere perse nel vento, ma quella del rigore, delle concretizzazioni, dei tempi accelerati, dell'impegno fattivo a tradurre i progetti in cose reali. Per quello che mi riguarda, può essere nostra, di tutti noi, l'immagine di Vittorio Silvestrini, che nella sua fragilità mostra di avere una tenacia, una volontà davvero inflessibile. Grazie a tutti. Grazie Presidente De Luca. Insomma, noi normalmente non facciamo molti sconti, però questa sera rischiamo di essere un po' apologetici, perché adesso, introducendo il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, sento di poter dire che il simbolo di questa, di questo modello del fare, di quest'uomo del fare che parla poco e produce molto, è proprio qui a questo tavolo. E non pecco di piaggeria, perché quando si è trattato di criticare alcune decisioni lo abbiamo fatto, ma devo dar atto dell'impegno che il Ministro De Vincenti sta dedicando a questo territorio. Prego. Beh, grazie direttore per queste parole che, come dire, mi lusingano, insomma, ma veramente sono molto, molto grato. Presidente Grasso, Presidente Silvestrini, Ministra Fedeli, Presidente De Luca, Sindaco De Magistris e tutti voi che partecipate questa sera a questa inaugurazione, a questa serata così importante per Napoli, per Bagnoli, per il Mezzogiorno, per l'Italia. Ecco, consentitemi di cominciare dicendo che per me è certamente un onore, ma anche un grande piacere essere qui oggi, che la Fondazione IDIS Città della Scienza, a 4 anni dall'incendio doloso che ne distrusse la frequentatissima struttura museale, inauguri stasera con Corporea e poi con il nuovo planetario 3D un nuovo polo museale. E mi colpisce anche il fatto che al centro di questa
di questo avvio del nuovo polo museale ci sia corporea che, come dire, ci porta a guardare, a capire, a conoscere il nostro mondo interno, e ci sia planetario 3D che ci porta a conoscere il più ampio dei mondi esterni possibile, quello delle stelle e dei pianeti. Come sapete, mi occupo da qualche tempo di bonifica e rilancio dell'area di Bagnoli Coroglio e devo dirvi che l'impegno che abbiamo profuso, che il governo ha profuso insieme con le istituzioni qui della regione e del comune, l'impegno che abbiamo profuso nell'ultimo anno e mezzo e le risorse che abbiamo messo a disposizione, come era giusto e necessario, è un impegno che noi viviamo con grande convinzione. E oggi, che dopo 23 anni, finalmente, grazie a questo impegno di questo anno e mezzo che abbiamo alle nostre spalle e a quello che ci attende, oggi che sono cominciati i lavori nell'area di Bagnoli, l'Arenile Nord, che viene ora restituito, reso fruibile e restituito ai cittadini, la rimozione dell'amianto e dell'Eternit, è pronto il progetto di messa in sicurezza della colmata in vista della sua rimozione. Partiranno nei prossimi giorni le caratterizzazioni, che sono il primo passo per arrivare alla bonifica integrale di tutta l'area. Insomma, sono segnali precisi che si sta aprendo la prospettiva della rigenerazione ambientale e della riqualificazione urbana e del rilancio dell'area di Bagnoli. Ecco, oggi che tutto questo comincia a diventare finalmente realtà, mi piace dire proprio qui a Città della Scienza che il progetto di Città della Scienza si inserisce perfettamente all'interno del progetto di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti, come testimonia anche l'accordo molto innovativo, lo ricordava prima Lipardi, che è stato raggiunto tra Città della Scienza e Invitalia e che consente è perfettamente coerente con la ricostituzione della linea di costa e quindi la piena fruibilità, come ci ha fatto vedere anche quel rendering che Lipardi ci ha mostrato prima, della spiaggia e del mare di Bagnoli. Ecco, la rinascita di Città della Scienza è l'esempio del Mezzogiorno che ce la fa. È testimonianza delle eccellenze che questo territorio esprime. E spero davvero che questa iniziativa costituisca un esempio e un traino per tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nel recupero della bellezza e della funzionalità operativa di un territorio che per troppi anni è stato abbandonato a se stesso e che oggi non è più abbandonato a se stesso. Il lavoro che abbiamo fatto in questo anno e mezzo significa questo: Bagnoli è al centro dell'agenda del governo, della regione. Oggi mi fa piacere di dire che anche con il comune si è avviato, come ricordava il sindaco prima, un confronto proficuo, è al centro dell'azione delle istituzioni. Lo diceva bene prima il presidente De Luca, io la giro in positivo però. Noi abbiamo bisogno di una democrazia viva, di una democrazia che vede le istituzioni insieme con i cittadini prendere in mano il proprio destino, il destino del proprio paese.
quello che facciamo stasera, l'inaugurazione di stasera, è un segnale in questa direzione. Quello che stiamo facendo per Bagnoli è un segnale in questa direzione. Insieme, istituzioni e cittadini, la democrazia viva, che riaprono una prospettiva di sviluppo. Bagnoli, lo guardavo ancora una volta, venendo oggi qui, scendendo dalla collina di Posillipo, la bellezza del posto e la possibilità che quest'area diventi un centro vivo di scienza, di ricerca, di innovazione industriale, di innovazione nei servizi, diventi un cuore pulsante per Napoli, per la Campania, per il Mezzogiorno, per il nostro Paese. Questo è il lavoro che ci attende. Grazie. Grazie, grazie. E la scienza, grazie al Ministro De Vincenti, la scienza e ricerca, la ricerca università. Gaetano Manfredi, rettore dell'Università Federico II, ma presidente della CRUI e quindi rappresentanza qui di tutte le università, di tutto il mondo della scienza e della ricerca campano, che è partner strategico in questo progetto. Prego. Grazie, Presidente del Senato, Presidente della Regione, Sindaco, a tutte le autorità. Io porto un brevissimo saluto a nome mio personale, ma a nome dei miei colleghi rettori che sono qui presenti in sala, per testimoniare la vicinanza del mondo universitario campano, il mondo della ricerca campano, a Città della Scienza. Città della Scienza è un pezzo del mondo della ricerca. A tutte le iniziative di Città della Scienza, da Futuro Remoto fino ad arrivare a Corporea, partecipano tantissimi ricercatori delle nostre università e degli enti pubblici di ricerca, con grande generosità. E ringrazio loro perché tanti dei contenuti e degli ex che sono qui presenti e che noi tra poco vedremo, nascono proprio dalle idee e dei contributi dei nostri ricercatori. Noi crediamo che la nostra terra, Napoli, la nostra regione, debbano partire e ripartire sempre dalla qualità dei nostri giovani, dalla loro voglia, dalla loro competenza, dalla loro capacità, dalla loro voglia di fare e di essere protagonisti a livello mondiale. Questo lo possiamo fare solamente se noi seguiamo due regole molto semplici. La regola della qualità. Senza qualità non c'è competizione a livello globale. Oggi non c'è spazio per un mondo protetto in cui non c'è la capacità di confrontarsi col meglio che esiste a livello internazionale. E la seconda parola è il merito. Noi dobbiamo mettere al centro delle nostre azioni sempre il merito, che valorizza la capacità e la qualità di chi vuole fare, indipendentemente dall'appartenenza e dall'essere. Queste sono due regole che noi consideriamo fondanti, che mettiamo al centro dell'azione delle nostre università e che consentono alle nostre università di essere ai vertici nazionali anche come qualità, competitività, capacità di formazione e qualità dei nostri studenti. Io ringrazio anche il ministro De Vincenti, che è sempre vicino alle nostre esigenze, al ministro Fedeli che ci rappresenta in maniera così efficace e così sensibile, ricordando sempre che questo luogo è un luogo di tutti e tutte le università e i centri di ricerca hanno contribuito in maniera forte e continuano a contribuire proprio perché sia sempre vivo e sempre vicino alla gente. Grazie. Grazie. E adesso l'ultimo intervento in chiusura di questa bellissima serata, il ministro Fedeli dell'istruzione, Valeria Fedeli, e della ricerca. Prego. Grazie. Intanto lasciatemi dire che, salutando il presidente Grasso, salutando tutte le istituzioni e tutti voi che siete qui presenti, che sono davvero felice di essere qui. Io lo so che questo era un giorno particolarmente atteso da tanti, tutti ce lo aspettavate, noi ce lo aspettavamo. Aspettavamo di vedere la Città della Scienza rinnovata e ritrovata.
quello che siete riusciti a fare, a ricreare in appena 4 anni dal terribile rogo del 2013, vincendo la sfida della rassegnazione, è, io credo, qualcosa di immenso, di straordinario, che tocca profondamente non soltanto me, che sono la ministra della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma ve lo voglio dire, tocca ogni cittadina e cittadino italiano, perché questo è il segnale che da Napoli e da Bagnoli sta partendo oggi. Veniva detto sia dal sindaco che dal presidente della regione, mi pare questo un segnale fondamentale, e ci siete riusciti a dispetto di tutti quelli che vi hanno remato contro. Ci siete riusciti soppiantando completamente l'immagine dello scheletro di un edificio arso dalle fiamme del rogo di 4 anni fa, che pure rimane lì, per ricordare che ce l'avete fatta, che avete reagito. È stato un atto intimidatorio, era teso a ferire un sistema vitale che turbava gli equilibri di un territorio che non si voleva in crescita, che ovviamente invece con la vostra scelta è diventato di nuovo un territorio che cresce e che pensa al futuro. Questa è una realtà di eccellenza, che è prima di tutto un luogo del cuore, animata da una radicale passione per questa regione, per il sud, per il nostro paese, perché quello che andremo a inaugurare tra poco, Corporea, è il primo museo interattivo dedicato al corpo e alla salute in Italia, una risorsa a beneficio di una collettività coinvolta in maniera importante e trasversale, dove tutti, ricercatrici, ricercatori, studenti, studentesse, cittadinanza, andranno a fare un'esperienza importante e straordinaria. Siete uno spazio di conoscenza, nato laddove una volontà criminale avrebbe voluto creare un deserto per alimentarsi grazie all'ignoranza. Siete uno spazio che permette a tutti di fare un'esperienza di sé, di comprendere i propri meccanismi vivendoli analiticamente, di conoscere un universo, il proprio, del quale spesso siamo portatrici e portatori inconsapevoli e disattenti, macchine perfette che raramente però mostriamo di voler comprendere a fondo. Grazie alla determinazione di Vittorio Silvestrini e di Vincenzo Lipardi, che voglio davvero di nuovo ringraziare per lo straordinario impegno che hanno messo in questa scelta, e grazie però, lo voglio dire, anche alla grandezza, alla generosità tantissime donne, di tantissimi uomini, oltre che delle istituzioni, grazie alla solidarietà di 400.000 cittadine e cittadini che hanno realizzato la più straordinaria e grande operazione di crowdfunding mai realizzata in Italia. Posso dire che questo rende onore alle cittadine e ai cittadini di questo territorio, perché così si sono raccolti, lo venivano già detti, una cifra enorme che ha consentito di integrare e di costruire quello che andremo a vedere. Abbiamo cioè la possibilità di toccare con mano, da una parte, l'essenzialità della conoscenza nell'esistenza di tutti noi, una conoscenza che apre orizzonti, dà ali per una crescita e per un riscatto, dall'altra c'è anche una grande forza di sogno che qui avete realizzato, perché quello che avete realizzato qui serve davvero a creare un futuro, serve a un territorio, serve a un paese. Non c'è nulla più qui che possa fermare la vostra crescita, il vostro futuro. Ecco, venendo qui a Bagnoli c'è niente da fare, guardate, sembrerà una cosa scontata, però quello che tutti noi viviamo è esattamente l'opposto del racconto pubblico sul Mezzogiorno, quello che dice che tanto non si può fare niente. Qui invece, quando si viene qua, si dice esattamente un racconto profondamente diverso. Qui si può fare, qui è stato dimostrato che si può fare. Sì. Si vede il riscatto, si vede anche nel caso specifico davvero la puntualità in cui questa città della scienza ha voluto reagire a un attacco davvero pesante. Ecco, siete una realtà, punto di riferimento per tutti coloro e tutte coloro che hanno l'ambizione di cambiare, di essere protagonisti anche del proprio cambiamento. Credo che siate, e dobbiamo dirlo, sì, mi fa piacere, Presidente, che la stampa abbia dedicato una pagina, ma posso dire, una pagina non vale una storia, bisognerebbe parlarne tutti i giorni, perché ogni giorno c'è un cambiamento, un'estensione, una capacità, da una scelta di promuoverne altre, e se non si racconta in questo modo, secondo me, non si costruisce nemmeno l'insieme del nostro paese. Insomma, siete stati capaci
di creare un luogo imprescindibile per qualsiasi fascia di età, penso sempre a corporea, per qualsiasi provenienza geografica, per qualsiasi genere di persona, una casa comune per tutti e tutti coloro che hanno voglia di guardare con occhi diversi e di mettersi in gioco, e qui a Napoli si può vedere questa realtà. La vostra città, una capacità straordinaria di far leggere anche in modo diverso, secondo me, tutto il nostro paese. Devo dirvi che da anni, prima ancora con le ministre precedenti, si sono fatti molti accordi con questa città della scienza. C'è sempre stata una fitta collaborazione a testimonianza del fatto che crediamo in questa istituzione, che la sosteniamo e che non smetteremo di sostenerla con l'azione del governo, così come diceva prima il ministro De Vincenti, e come andremo avanti anche con il mio ministero a sostenere questa realtà. Insomma, noi abbiamo fatto molte cose, avete anche fatto molte cose voi, come dentro alla Città della Scienza 2.0, un progetto pilota dedicato all'economia digitale che ha creato uno dei più importanti laboratori e centri di ricerca e sperimentazione legato al trasferimento tecnologico e anche sulla tematica di Industria 4.0. Credo davvero che qui, oltre ad aver fatto anche molti appuntamenti e eventi legati alle nuove tecnologie, penso alle Smart Education e Technology Day, 3 giorni per la scuola, anche questo è una delle manifestazioni più significative e più importanti che hanno visto protagonista questa città. Inoltre, io credo che sia importante sottolineare come in questa realtà di questa città della scienza anche la cooperazione internazionale, come abbiamo visto e come abbiamo visto anche nella sottoscrizione anche qui stasera di un'importante cooperazione, ecco, oltre che con la partnership molto innovativa con la Cina e l'Iran, credo proprio che l'internazionalizzazione anche di questa esperienza sia l'altro segnale di buona pratica, di innovazione e di cambiamento che qui sta avvenendo. Ecco, per essere anch'io abbastanza breve, dico abbastanza, concludo in questo modo. Io sono sicura che Città della Scienza con Corporea, che inauguriamo oggi, con il planetario, come tutti dicevamo, che presto si animerà con le visite delle tante e dei tanti che attendono l'apertura, con tutte le strutture che verranno completate via via in questo percorso di rinascita, come è stato detto prima, io credo che questo sarà un laboratorio di futuro e un luogo profondamente internazionalizzato. Sarà un laboratorio davvero in cui potremo tutti raccontare, Sindaco, sì, belle spiagge, ma anche innovazione, futuro, lavoro, scienza e capacità di grande costruzione. Avete vinto contro i pregiudizi e gli stereotipi, avete vinto contro la violenza, l'avete fatto con il sapere, con la conoscenza, con la scienza che è la condizione del nostro futuro. Vedete, come Paese abbiamo aderito nel 2015 all'Agenda 2030 dell'ONU, un'agenda che si articola in 17 goals, dalla lotta alla povertà alla realizzazione delle pari opportunità, dal rispetto dell'ambiente al contrasto alla fame nel mondo, il cui obiettivo è realizzare una società del domani di sviluppo e di crescita sostenibile. A me pare, ve lo dico sinceramente, che Città della Scienza sia un microcosmo dai confini disseminati in cui gli obiettivi che ci siamo prefissati a livello internazionale, qui abbiamo iniziato a raggiungerli. Credo che questa sia la cosa migliore che possiate e possiamo raccontare a tutta l'Italia e francamente a tutto il mondo. Con grande orgoglio vi ringrazio di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, ma che straordinariamente avete fatto voi. Grazie. Grazie, grazie a Valeria Fedeli. Adesso la cerimonia del taglio del nastro e la visita al Museo di Corporea. Auguri a Città della Scienza.